ringrazio di essere intervenuti a questa conferenza stampa in questo momento particolarmente delicato per molte imprese di tutto il settore food, la somministrazione, ma anche tutto il mondo dell'alimentare è particolarmente toccato dall'evento del fallimento di Qui Group, con il tema delicatissimo della situazione della gestione dei buoni pasto. Certamente stiamo affrontando una situazione molto difficile. Il fallimento della Qui Group è di rilevanza consistente e gli operatori interessati, soprattutto nel mondo della somministrazione, quindi del pubblico esercizio, sono veramente in numero rilevantissimo. Per cui noi come associazione abbiamo essenzialmente il compito di muoverci su due linee. Una, quella dell'aiuto, della tutela a questi operatori coinvolti in prima persona, perché sappiamo di situazioni anche molto rilevanti dal punto di vista economico che potrebbero anche essere il preavviso di un dissesto delle stesse economie di questi operatori. Le nostre stime sono veramente di grande rilievo. Stiamo parlando di migliaia di esercizi su Torino e provincia, stiamo parlando di importi creditizi che si muovono nell'ordine dei 18-20 milioni di euro. Per cui è ben comprensibile come gli esercizi siano in difficoltà. Abbiamo operatori con 5-6 mila, ma abbiamo anche operatori che saranno presenti anche oggi con 90 mila euro di credito. Per far fronte a questo, noi come organizzazione, come ASCOM, abbiamo creato una task force immediata che ha l'obiettivo di essere a disposizione delle aziende con urgenza e con immediatezza, no? Cercando di fare delle cose concrete che consentano di affrontare il problema in modo serio. Mettiamo a disposizione uno sportello di confronto, di consulenza legale per adottare tutti quegli adempimenti necessari in una fase come questa di adesione, di insinuazione nel fallimento, insomma, piuttosto che le informazioni necessarie per poter decidere. È un supporto di liquidità, la messa a disposizione di un polmone di denaro, di liquidità, per far fronte ai flussi di cassa che con questo fallimento vengono meno nell'operazione. Quindi dobbiamo intervenire con tutte le misure finanziarie possibili e naturalmente dare un supporto legale. Il supporto legale è un supporto di ancora vario genere, pur se parliamo di un fallimento, e quindi sono tutte le iniziative che si possono prendere all'interno di questo fallimento. Come associazione, peraltro, abbiamo intenzione di riprendere anche normativamente questo settore e questo mercato in modo da ripristinare tutele che non esistono più per gli operatori.